Francesco, lei ti sentì cosa ha detto a televisione? Lei ti sentì? Vendetta, vendetta, vendetta. Un film low budget, costato soltanto 70.000 euro. Ma non solo, zero finanziamenti statali, ma un metodo di raccolta fondi del tutto particolare. Vendere le quote dell'opera ad un azionariato diffuso, che parte dagli attori e dallo staff per arrivare fino alle 500 comparse e a un lungo elenco di persone comuni che hanno scommesso sull'idea di un giovane regista. Stiamo parlando di E fu sera e fu mattina, film indipendente del 28enne Emanuele Caruso, girato nel Cuneese e diventato un caso in Piemonte, con una serie di tutto esaurito nelle sale della regione. Nel cast anche un'attrice cremonese, Sara Francesca Spelta. È nato così dalla tenacia del regista che si chiama Emanuele Caruso, che l'ha voluto fare a tutti i costi e ha deciso di finanziarlo dal basso con una procedura che si chiama crowdfunding, cioè facendo comprare delle quote, in questo caso di 50 euro, a chi volesse appunto partecipare. Chi ha partecipato con le quote poi guadagnerà sull'incasso finale. È un film che avrebbe richiesto 1.400.000 euro, è stato fatto con 70.000 euro. Quindi la sua forza è stato sicuramente il gruppo, sicuramente il fatto che queste persone si sono messe insieme, troupe e cast, in un paesino delle Langhe per 2 mesi d'estate e hanno deciso di fare questa cosa nelle difficoltà più estreme. Il film racconta la storia degli abitanti di Avila, un paesino in collina che sta festeggiando la sua festa patronale, quando viene scosso da una notizia che getta gli abitanti nel panico e li costringe a guardarsi dentro, contando le ore che li separano dalla fine. La domanda è: cosa faresti se sapessi quanto ti manca alla fine? La storia non è apocalittica, ma non è fantascientifica. È proprio la domanda in sé che conta, quindi il film è una metafora su veramente cosa conta nella vita e cosa succede alla gente di un piccolo paese che si chiama Avila, è un paese inventato ma che riprende la realtà delle Langhe o comunque della provincia in generale italiana. Cosa faresti, cosa fa la gente in una situazione di emergenza? Io sono una maestra. Anna, giusto? Sono fidanzata con Marse, conviviamo e quindi siamo sulla bocca di tutti per questa cosa, in questo piccolo centro. Siete dei peccatori, insomma. Sì, esatto. Sono una ragazza abbastanza insoddisfatta ancora. E alla notizia di questa tragica notizia, io reagisco positivamente, diciamo. Dopo un momento di sgomento, di tristezza, di disperazione, veramente faccio un po' il bilancio della mia vita e ci sarà un'evoluzione. Il film sta rapidamente uscendo dai confini regionali e sarà anche a Cremona il 7 e 8 aprile, con la presenza di Sara Francesca Spelta e del regista Emanuele Caruso.